Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini al burro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, latte, zucchero, burro, lievito di birra fresco, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina manitoba, la farina 00, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti in modalità spiga. Dopo un minuto metteremo il burro dal foro del coperchio. Trascorso un minuto aggiungiamo dal foro del coperchio il burro un po' per volta. L'impasto è pronto, trasferirlo in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che abbiamo lievitato, adesso ne prenderemo una parte, circa 60 grammi. E andremo a formare una pallina. Posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato tutti i panini, adesso li andremo a spennellare con un tuorlo sbattuto con un po' di latte. Adesso li andremo a far lievitare un'altra ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i panini, spennelliamoli nuovamente con il tuorlo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Panini al burro, ideali per essere farciti. Grazie e alla prossima ricetta!